Il foglietto, quando ci siamo trovati ed abbiamo realizzato, Amadeo mi aveva chiesto di inserire una citazione che io da bravo sbadato mi sono prontamente dimenticato, che però illustra bene il senso di questa serata, ed è una citazione di Ippocrate che dice: se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute. E questo è un po' il senso del perché parlare del cibo in un percorso sui beni comuni e sulle pratiche dei beni comuni. Sempre quando ci siamo trovati con Amedeo e Pier Giorgio per discutere di stasera, siamo partiti raccontandoci l'incontro che abbiamo avuto qui il 1 febbraio con Alberto Lucarelli, che come sapete è assessore ai beni comuni di Napoli, no? E discutendone abbiamo un po' interloquito intorno a questa questione che per Napoli è una questione centrale, che è quella della gestione dei rifiuti, che ha portato anche la città campana ad essere all'onore delle cronache, ahimè, internazionali su questa vicenda, no? E si tratta peraltro di una questione che riguarda Napoli per quanto è successo sui giornali, ma poi in realtà riguarda anche tante altre città e realtà. E così, tra un discorso e l'altro, siamo arrivati a dirci che il concetto di raccolta differenziata, che oggi è diventato così importante per tutti noi, è tutto sommato un'invenzione contemporanea, che fino a pochi decenni fa non esisteva, semplicemente nessuno parlava di raccolta differenziata. Allora io vorrei partire, Amedeo, proprio da questa domanda: perché una volta non si faceva e non si parlava raccolta differenziata? Beh, mi sono abbastanza vecchio e quindi, avendo usato passare i 60, mi ricordo pulito il Secciaro de Piera con la pomice, il Sabion e il Cagliero in Grostà, che nasceva nel Punaro delle Gaine, pieno di acqua, e tornava in Drio Netto Lustro. Dopo che c'era il Marcio, che c'era l'Uomaro, che c'era il can, e non che c'era i detersivi, non che c'era la plastica. La raccolta differenziata, tre pusciotei sul Secciaro, ognuno destinà all'amaro, al marcio, al can, e logicamente tutti i can mangiavano ossi. Adesso i che fa mai si impianta in goia, noi digerisce, se diventa siuri anche il cane. E allora ecco perché io mi indigno quando così adesso bisogna mettere in testa a tutti che comunque, essendoci la plastica, essendoci tante cose buttate via, troppe cose buttate via, troppe. Parte tutto da noi, sapete ragazzi. Cioè, i tusi del giorno non co, i cambi a telefoni si potesse una volta alla settimana. Non ragionano più con la testa, ragionano solo con i pulsanti, a una velocità stratosferica, e parla a una velocità stratosferica. È tutto accelerato. Però è tutto accelerato così in forma mediatica, perché in forma pratica invece non si più buoni fa niente, manualmente non sanno più fare niente. Allora io ho la fortuna di fare l'educatore in un istituto dove dovrebbero diventare cuochi e camerieri. Tutti adesso vogliono fare i cuochi e camerieri. Televisione, solo i cuochi. Scuole alberghiere strapiene dappertutto, 12 prime a Requaro, 14 a Castelfranco, 9 a Caschio, insomma un macello. Io vorrei rivolgermi alle mamme: quanto fatica c'è far da mangiare e trovare sempre qualcosa di nuovo per far contenti qui che c'è casa? Assai dopo ancora, perché non ti sa mai cosa fa su stasera.
E domenica con la suocera, con il suocero, con mio fratello, con il figlio, con sposato che viene qua a moglie, cosa che faccio? E Maria Vergine era ben, e aspetta che vado a vedere, e tira fuori, no, sto qua, per me, e ora ABC, mettere sulla padella, aggiungere uno spigoletto di aglio, tirarlo via. Mai visto mia mamma col quaderno davanti. La faceva con quello che aveva e la raccolta differenziata era quella. Sono andato a fare delle riprese televisive poco tempo fa da una signora che si chiama Agnese e che ha ancora il caliero sul focolare, sulla cadena, col socco che si posa e il zenocio con l'incavo dove si mette il zenocio per tenerlo fermo per poter mischiare. E siccome già era quaresima, abbiamo fatto cucina quaresimae e ho cotto un pochino di pisacan. Abbiamo fatto la polenta e dopo che già era scoppiato un pisacan. E ho cotto il pisacan. E ora, vuoi pascolare il pisacan? Se ne ha messo a sigare. Io ho detto l'acqua di pisacan andava bene per lavare i piatti perché si lisciva. No, dopo ho messo l'acqua nel caliero sul focolare con l'acqua e una schianta prima che abbuiesse, come so sai, roba che a me copa. E ho detto se rovina il caliero se consuma prima. Allora tutta questa filosofia è scomparsa già con me, figuriamoci con i tusetti del giorno dopo. Allora, ritorno alla raccolta differenziata. Oggi è difficilissimo fare una raccolta differenziata nature come quella che si faceva nel 1960, 55-60. Perché? Perché c'è la plastica. Perché anche la carta è plastificata, perché comunque non si ha più l'abitudine di prendere ciò che si mangia. Voi guardate, io non so ragazzi voi se vivete in questo mondo, voi guardate quando c'è un matrimonio, il buffet degli antipasti, delle robe, la gente si impiena i piatti così e dopo butta via metà. Dici, ma però se mi dico delle fesserie, no. Se butta via metà, chissà che mai la roba l'hanno, se butta via, no. I tusi, la scuola, io dico tusi, facciamo da mangiare, ok, allora, facciamo da mangiare, mi faccio i conti, no, dico, sì, tanti tusi, tanto riso, tanta pasta, tanto sugo, tanta carne, tanta verdura, tanta verdura, tanta verdura, tanta verdura, ecco, no, perché carne gli mai anche massa, e dopo bisogna anche insegnare a sti tusi che il tempo libero bisogna passarlo a correre e a fare un addio all'orto o fare altre robe, non andare in palestra con l'ultimo body firmato sulla gambetta, no. Ma fare delle robe sane, giocare al ballon, giocare al paio, paettose, andare drio l'orto, fare dei lavori così, perché se il tempo libero lo passa davanti al computer o alla televisione o a schermo giocare, non fa movimento e dopo puoi mangiare anche una foglia di salata e diventa obesi e dopo i dottori ne dice ah, c'è un costo per la società che tanti tusi sia obesi. E ora parte tutto un po' da noi altri vecchiotti, da insegnare gli istitusi che alla base di una qualsiasi piramide alimentare, sia il più grande dietologo, nutrizionista, eccetera, che parla, alla base di tutto, che sei acqua e movimento. Acqua e movimento. Acqua per fortuna che si è messo a piovere, perché già era 4 mesi che non pioveva, e nessuno pensa all'acqua. Perché chi ne è? Ma basterebbe andare dove che sono me, nello Yemen, per capire quanto importante che sia l'acqua.
Oppure basterebbe andare in altri posti dell'America Latina. Allora a me mi viene da un po' da riflettere, insomma, ecco, perché credo che sia arrivato il momento di fermarsi un attimo e di usare il buon senso. Se abbiamo da mangiare, e me stasera sono qua per parlare di avanzi, spero, insomma, prima di notte di riuscire. Che bisogna buttare via manco. Adesso pochi mai a pan, insomma, mi ricordo da piccolo, avevamo quattro figli, mio papà, mia mamma e mia zia Rita e mio zio Tony, sicuro che è pan al giorno. E si vede. E la domenica è un panaro e polenta. Ecco, basta, non parlo più. Comunque la raccolta differenziata che ricordo io, era quella, eh. Non è più possibile farla perché ci hanno messo nelle mani i sacchetti di plastica per fare la spesa, perché ci hanno messo nelle mani le bottiglie di plastica, i tappi di plastica, i piatti di plastica. Perché? Perché bisogna usare gli scarti del petrolio. E perché bisogna che semmaiamo tutti del cancro. Allora, forse è il caso, ripeto, di fermarsi un attimo, e non dico di tornare a Sabione a Pomici, che è il doppiere, ma di no, ma doppiere. Mia moglie era di Panarea e di Pomici e Guinè. Anche per grattarsi i cai di piedi. Ecco, la Pomice è l'aumento che vendeva Sabione. Passava tutte le settimane come ombreiaro, come strassaro, e qualsiasi famiglia, qualsiasi, anche più miserabile, se passava il poveretto del turno o il frate del turno, lo invitava dentro a mangiare. Adesso sono montato sul bus, mi non ho la macchina, sono montato sul bus stamattina, cioè per il bus per una scuola, no? Credevo che sia un putero di 10 anni, 12, che dice voglio sentarsi. Anzi, i tieni tutti e due i piedi sul sedile davanti. Allora credo che l'educazione civica della raccolta differenziata parta anche dall'educazione civica: nessun più saluta gli istituti, nessun più dal posto, non che ne importa niente di sporcare. Dico, ma stai tenendo tutti i cammini tu, le scarpe per aria. Cammini con le scarpe per terra, gli spua, la schita, cioè che sei di tutto. No, ti metti sul sedile e pensi tu che quello che si senta lì sia contento. No. Stai zitto, non capisci niente, ma d'accordo, capisci niente. Anche perché se dopo ti dici su, dopo i telefono a casa, mamma mi hai detto su. E la mamma arriva, mamma mio figlio non ha fatto niente, sei il più bello toso, il più buon toso di questa terra. Col cavolo, una volta, quando che mi nasevo a casa, per fortuna non ho mai di pane in sufficienza a scuola, ma se nasevo a casa con sie, e ho detto anche la maestra, mi ha detto un po' su così, era uno scappellotto sulla testa anche, e aveva sempre ragione. No, allora, non sei più così, ma adesso non sei più così, massa da che altra parte. Bisogna trovare una via di mezzo, bisogna ritrovare il buon senso. Adesso mi posso anche andare in cucina, no? Vabbè, perché dopo, mi aveva detto io qua, è un buon toso per questo, mi ha detto arriverà 20-30 persone. Sì, ho late, non mi apparecchia roba per tutta questa gente qua. Però quello che si mangia è tutto, eh. Quando veniamo qua a parlare di avanzi dopo mi tocca buttare via. Portiamo a casa.